Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Moglie e madre dalle virtù evangeliche inenarrabili, cui il buon Dio ha concesso la grazia per mezzo della sua fede incrollabile davanti a ogni tribolazione e alla sua costante preghiera fiduciosa di vedere convertito suo marito Patrizio e suo figlio Agostino, accompagni e guidi noi, spose e madri, nel nostro arduo cammino verso la santità. Santa Monica, tu che hai raggiunto le vette dell'Altissimo, dall'alto veglia e intercedi per noi, che annaspiamo nella polvere tra mille e mille difficoltà. A te affidiamo i nostri figli, fa di loro una bella copia del tuo Agostino, e donaci la gioia di vivere con loro momenti di spiritualità intensa, quale tu vivesti ad Ostia per essere insieme dove voi siete. O buona e compassionevole Santa, per i tuoi numerosi sacrifici e meriti e per le tue incessanti preghiere, raccogli ogni nostra lacrima, annaffia il legno della croce del nostro Gesù, affinché da esso possano sgorgare abbondanti grazie celesti, concedendoci la grazia che ardentemente desideriamo. Santa Monica, prega, intercedi per noi e converti i nostri figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amorosissima Santa Madre, quante lacrime versate, quanti infuocati sospiri uscirono dal tuo cuore di vera madre cattolica nel vedere i lunghi errori e pervertimenti del tuo amatissimo figlio Agostino. Tu non desistesti mai dalla preghiera per implorare da Dio la sua conversione. Tu lo seguisti perfino nei suoi viaggi, sperando che la tua presenza fosse di freno ai suoi traviamenti. Ma al fine il tuo cuore fu prima consolato da quel santo vescovo, il quale ti rincuorò dicendoti che non era possibile fosse perito un figlio di tante lacrime. E poi fosti inondata di gioia nel vedere il tuo Agostino non solo rigenerato alla grazia col santo battesimo, ma ancora divenuto servo di Dio. O buona e compassionevole Santa, per i tuoi numerosi sacrifici e meriti e per le tue incessanti preghiere, raccogli ogni nostra lacrima, annaffia il legno della croce del nostro Gesù, affinché da esso possano sgorgare abbondanti grazie celesti, concedendoci la grazia che ardentemente desideriamo. Santa Monica, prega, intercedi per noi e converti i nostri figli.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una grazia somigliante impetra da Dio a tante madri che gemono nel dolore per i disordini dei loro figliuoli ed ottieni a loro lo spirito di fervente orazione, la cui mercè possano ottenere come te il loro ravvedimento. Ne dimentica tanti figli dei generi della Chiesa che con i loro errori ne dilacerano di continuo il seno ed impetra loro il sincero pentimento con una durevole conversione per venire poi tutti a lodare e benedire Dio per tutta l'eternità. O buona e compassionevole Santa, per i tuoi numerosi sacrifici e meriti e per le tue incessanti preghiere, raccogli ogni nostra lacrima e le lacrime di tutte le madri del mondo, annaffia il legno della croce del nostro Gesù, affinché da esso possano sgorgare abbondanti grazie celesti, concedendoci la grazia che ardentemente desideriamo. Santa Monica, prega, intercedi per noi e converti i nostri figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, che donasti alle lacrime di Santa Monica la conversione di suo figlio Agostino, in modo che da tuo nemico divenne uno dei luminari della tua Chiesa, guarda le mie lacrime ed esaudisci le preghiere di tante madri desolate per i propri figli. Il dolore di vederli sbandati, malati, tristi, in difficoltà e troppo spesso sulla cattiva strada e lontano da Dio, è la prova più terribile a cui possono andar soggette in questa vita. Mio Dio, se ciò è causa dei nostri peccati, otteneteci il ravvedimento e il perdono, e per i numerosi sacrifici e meriti, e per le sue incessanti preghiere, fa che i nostri figli cessino di essere nel dolore, persi nell'anima e lontani da te, nostro unico e vero Dio. De, perdona loro e perdona noi, o Signore, affinché, ringraziandoti, godiamo la bella sorte di lodarti, testimoniarti e benedirti in eterno. E tu, cara Santa Monica, che hai raggiunto le vette dell'Altissimo,
dall'alto, veglia e intercedi per noi, che annaspiamo nella polvere, tra mille e mille difficoltà. A te ancora affidiamo i nostri figli, fa di loro una bella copia del tuo Agostino. O buona e compassionevole Santa, per i tuoi numerosi sacrifici e meriti e per le tue incessanti preghiere, raccogli ogni nostra lacrima, annaffia il legno della croce del nostro Gesù, affinché da esso possano sgorgare abbondanti grazie celesti, concedendoci la grazia che ardentemente desideriamo. Santa Monica, prega, intercedi per noi e converti i nostri figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre del Cielo, oggi nuovamente veniamo umilmente a pregare per i nostri figli, che sono la cosa più preziosa che ci hai dato, insieme alla vita e alla vita dell'anima, ma poiché non osiamo portare la nostra preghiera nelle nostre mani stanche e nella nostra bocca confusa, chiediamo ad una grande santa e grande madre che ti ha amato molto come ha amato suo figlio, di intercedere per la nostra richiesta. A te ci rivolgiamo, o gloriosa Santa Monica, madre di Sant'Agostino, che con tanta pazienza e preghiera hai realizzato dalla grazia di Dio il miracolo che tuo figlio ha cambiato la sua vita dissoluta ed è entrato nella strada della santità. Oggi veniamo ancora per parlarti dei nostri figli. Tu che sei madre e conosci le sofferenze che una madre attraversa per portare avanti e sulla strada giusta la vita dei suoi figli, spiritualmente e materialmente, soprattutto seguendo la volontà di Dio, sai cosa c'è oggi nel nostro cuore. Intercedi per noi e per i nostri figli, affinché Dio ci dia la forza, la pazienza e l'insistenza per portarli sulla retta via che li conduce a Lui. Ci rivolgiamo a te per aiuto e consiglio, Santa Monica, tu che sei un meraviglioso esempio di ferma preghiera per i figli. Tra le tue braccia amorevoli mettiamo i nostri figli. In modo che attraverso la tua potente intercessione possano realizzare un'autentica conversione a Cristo nostro Signore. Mi appello a te, Madre delle Madri, affinché tu chieda a nostro Signore di concedermi lo stesso spirito di preghiera incessante che ha concesso a te. Prega per i figli ribelli che si allontanano dalla via della verità, ascoltando o vedendo ciò che il mondo propone loro, e questo è motivo di perdizione per tanti di loro. Santa Monica, i miei figli sono tutto quello che ho, li ho portati nel mio grembo,
li ho tanto desiderati, li ho cullati e amati, curati, accompagnati nella vita, e non voglio che si perdano, che incontrino pericoli e difficoltà. Ma ora che sono grandi, spesso la strada che percorrono è sbagliata, lontana dal Signore e piena di sofferenze ed errori. Aiutami, io non so più cosa fare, le mie mani non bastano più e neanche i miei piedi. O buona e compassionevole Santa, per i tuoi numerosi sacrifici e meriti e per le tue incessanti preghiere, raccogli ogni nostra lacrima, annaffia il legno della croce del nostro Gesù, affinché da esso possano sgorgare abbondanti grazie celesti, concedendoci la grazia che ardentemente desideriamo. Santa Monica, prega, intercedi per noi e converti i nostri figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amata Santa, con tutto il cuore, oggi li affido a te, con questa preghiera di mamma, certa che ci esaudirai. Salvali tu, come hai fatto con il tuo Agostino. Aiutali tu e presentali tu al Signore. Dammi la grazia di imitare le tue virtù come madre e che con la preghiera e le mie azioni ci prendiamo cura dei nostri figli e della cosa più importante di questa vita, che è essere santi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.